Allora, mi sono preso un'oretta e mezza prima di registrare questo video perché ho bisogno di, seriamente avevo bisogno di sbollire una rabbia che credo che sia legittima verso una vigliaccata fatta dall'arbitro, perché è una vigliaccata, nei confronti di una squadra eroica che era riuscita a segnare 3 gol a Madrid. Per inciso, la Juve ha vinto solo 3 volte a Madrid nella sua storia, nel 62, nel 2008 e oggi. In queste 3 occasioni, tra l'altro, parlando di Coppa dei Campioni, più ha vinto una volta con la Coppa dell'Amicizia, in Coppa dell'Amicizia italo-spagnola, e una volta sempre al Bernabeu, ma contro l'Atletico, che giocò quella Coppa delle Fiere. E proprio lì, ma parlando di tornei ufficiali UEFA, la Juve ha vinto 3 volte a Madrid, record tra l'altro, record italiano. Ci riuscì Herrera, ci riuscì Ranieri e ci è riuscito Allegri. Allegri che ha portato la Juve a vincere a Wembley, non aveva mai vinto, al Signal Iduna Park, a Siviglia al Sánchez Pizjuán, a Lione al Parc OM, al Parc Lyon. Al nuovo stadio, insomma, al stadio del Lione, nel nuovo stadio dell'Olympiakos, tutti i stadi dove la Juve non aveva mai vinto, tralasciando Zagabria ovviamente, che al Dragao di Oporto, al Louis II de Monaco, insomma, tutti i stadi dove la Juve non aveva mai vinto, Allegri l'ha portata a vincere tutto questo. Quindi chi critica Allegri veramente, credo che anche dopo stasera bisognerebbe cambiare veramente sport, andatevi veramente a qualcos'altro, perché non... Lasciate perdere, lasciate perdere. Se criticate Allegri stasera, veramente, andate veramente a seguire le carte, date via le carte. Tornando alla partita, c'è poco da commentare. La Juve gioca bene. Chiaro che il Real il gol lo poteva anche fare perché l'avrebbe anche meritato, ci stava. Se no la partita poteva finire tranquillamente 4-1 e sarebbe stato perfetto. Ma quel rigore a 3 secondi dalla fine, dopo che è l'andata, non mi dai quei rigori che non mi hai dato su Cuadrado e sul calcio di rigore sul fallo di mano, è vergognoso. È vergognoso perché credo che non sia in buona fede. È inutile vedere Buffon così arrabbiato giustamente a fine partita, lo capisco, come capisco Chiellini. Non accetto la morale quando mi vengono a dire che non doveva farlo perché no, doveva farlo. Infatti avrei voluto anche che forse anche il presidente Agnelli buttasse ancora più benzina sul fuoco, perché avrebbe dovuto dire palesemente. Praticamente che la partita è stata una vergogna, invece di girare con giri di parole, bisogna essere diretti in questo caso. La società capisca che questa squadra può vincere la Coppa dei Campioni, cosa che sembrava utopia negli scorsi anni. Il Real non è così lontano come si vuol far credere, almeno se lo si prende nella dovuta cautela puoi metterlo in difficoltà, e a questo punto devi intervenire sul mercato per ringiovanire la difesa e soprattutto rinforzare un po' il pacchetto di centrocampo. Ripeto, a me il centrocampo va bene, Khedira, Pjanic e Matuidi secondo me sono perfetti, ma servono ricambi, non puoi permetterti di avere un Khedira che comunque poi fatica. Serve un terzino che sostituisca De Sciglio, Lichtsteiner ormai fa fatica, e serve ovviamente un terzino sinistro, perché Alexandro non alterna troppe volte prestazioni buone a prestazioni negative. Chi criticava Mandzukic, la scelta di Allegri di mettere Mandzukic ancora una volta ha preso una cantonata, Mandzukic segna 2 gol, e proprio Matuidi poi ha segnato il 3-0, il 3-0 che ci aveva illuso, ma perché francamente dava la sensazione io di potercela fare tranquillamente. Allegri aveva già pronti i campi per i supplementari, Sturaro per Khedira, cioè, scusate, Sturaro per Mandzukic e Cuadrado per Douglas Costa. Con quei 2 cambi lì avremmo assolutamente vinto la partita, perché il Real sulle fasce era letteralmente spompo, e quei 2 cambi lì avrebbero portato la Juventus a vincere al Bernabeu con 4 gol di scarto e ci avrebbero permesso di ottenere il pass per le semifinali. Se non che questa invenzione dell'arbitro, che guarda caso viene mandato ancora dallo stesso Pierluigi Collina, che da quando è presidente e designatore arbitrale, ho visto a Berlino cosa è successo, dove ci negano un rigore solare, netto, assolutamente su Pogba. L'anno dopo a Monaco di Baviera, tra andata e ritorno, il Bayern segna 4 gol irregolari e la Juve ne segna uno buono annullato. Alla fine passa al Bayern. E quest'anno vedo questa roba qua, questo scempio. Che fa pari con i rigori non dati alla Roma, che va pari con il rigore dato al Milan all'Emirates, cioè dato contro il Milan all'Emirates. Diciamocelo, probabilmente per paura di campanilismo patriottico,
viene dato veramente, non lo so, del diktat, perché non è possibile, non è possibile. Il Real Madrid ultimamente negli ultimi anni sta vincendo le sue coppe campioni nella maniera più squallida. Sembra di essere tornati ai tempi di Puskás, Gento e Di Stefano, squadra di indubbio valore, ma soprattutto di grande struttura arbitrale, visto che anche a Parigi la Juve fu defraudata nel 62. Insomma, credo che l'UEFA non interessi intervenire, perché il VAR non esiste. Va bene così a loro. Il Real va avanti, i soldi li porta avanti, va bene così. I soldi dei tifosi del Real sono probabilmente più validi di quelli della Juve, il fatturato del Real è più importante. Si va avanti così ed è uno schifo, uno scandalo. La Juve avrebbe dovuto farsi sentire, deve farsi sentire in maniera più decisa. Ha parlato Agnelli, ma secondo me non basta. Bisogna avere proprio una presa di posizione secca, decisa e parlare seri, parlare netti. Adesso mi aspetto una reazione dalla squadra, una reazione rabbiosa, e voglio che questa reazione porti la squadra a vincere 7 partite consecutive in campionato più la finale di Coppa Italia. Questo è il mio auspicio, perché è l'unico modo per cancellare quest'onta di una ladrata subita davvero incredibile. La vergogna di Madrid oggi è compiuta. Chiunque dica che questo subito da chi è Lucas Vázquez sia rigore, credo che sia semplicemente soltanto in malafede, in quanto Benatia allarga le braccia e non può competere assolutamente, non può dare nessun colpo a Lucas Vázquez. Per quanto riguarda la gamba sinistra, prende in pieno il pallone. Lucas Vázquez non viene neanche sfiorato dalla gamba sinistra di Benatia. Chiunque dica il contrario è semplicemente in malafede, non è juventino e sicuramente ha sperato fino all'ultimo che il Real segnasse. Li capisco, dopo 7 anni di vittorie bianconere. È normale provare a gufare per provare qualche gioia personale, non è facile e me ne rendo conto. Detto questo, come detto, mi auspicio 7 vittorie consecutive che serviranno alla Juve per poter dare soprattutto morale e 2 titoli, perché se fai 8 vittorie vinci campionato e Coppa Italia, che non sarebbe male in un anno dove la UEFA ti ha impedito di vincere la Champions. Ciao!